Ragazzi, prima di iniziare vi rubo 10 secondi per una piccola curiosità. In tanti nei commenti mi avete detto di chiamare Duvan Zapata con appunto il cognome Zapata. Io invece in telecronaca lo pronuncio Duvan. Questo perché nel 2013, quando lui arrivò a Napoli, fece un'intervista in cui disse che preferisce essere chiamato Duvan e non Zapata. Siamo gli unici al mondo ad accontentarlo forse, quindi almeno in un gioco facciamolo felice. Detto questo, io vi lascio al video, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace. Arriviamo ad 8000 anche oggi, possiamo farcela, vi fido di voi. Un bel mi piace, io vi lascio al video, buona visione, bella. Bella a tutti ragazzi, qui è Giuve360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 4 con la carriera allenatore con la Sampdoria su FIFA 18. In questo video giocheremo ben 4 partite, infatti giocheremo contro l'Udinese, contro l'Atalanta, contro il Crotone e infine il big match contro l'Inter. Vi ricordo anche che nell'ultimo episodio, che vi lascio in descrizione se ancora non avete visto, siamo riusciti a vendere Viviano per 22 milioni, quindi abbiamo bisogno di un nuovo portiere. Sto già seguendo ben 3 portieri che vi svelerò nel corso di questo episodio, quindi guardatelo tutto. Detto questo, andiamo subito a giocare partita contro l'Udinese, 1 ottobre 2017, con questa classifica. Siamo al terzo posto con 5 vittorie su 6, ma la classifica è veramente molto corta e molto complicata. Siamo ben 4 squadre a quota 15 punti, più l'Inter che ha già giocato e ha già vinto. Diventa fondamentale riuscire a tenere il ritmo delle big. Non sarà semplice, quasi sicuramente non ci riusciremo, però cercheremo di lottare fino alla fine. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo e inizia adesso Udinese Sampdoria. Torreira diventa buona per Berezinski, il nostro terzino di spinta, una sorpresa di questa stagione. Ljajic per Duvan, il tocco per Quagliarella, col mancino Quagliarella traversa linea, iniziamo bene, poi non ci arriva nessuno sulla respinta. Inizia la grande questo episodio, traversa linea. Linetti diventa buona per Quagliarella, Duvan allarga dalla Torato per Torreira, e buona Torreira con destro Torreira. Ragazzi, Torreira è troppo forte, ha un tiro straordinario. Stavo pensando anche di metterlo trequartista, perché bisogna sfruttare il più possibile questo suo tiro. 1-0 comunque dopo 27 minuti e vantaggio meritato. Attenzione qua, Ljajic per Duvan, non sta capendo niente l'Udinese. Duvan 1 contro 1 col piattone sul secondo palo. L'ha capita. E poi ripartire l'Udinese, gol sbagliato, gol subito. Viviano, bella partita ragazzi, perché l'Udinese c'è. Torreira appoggia per Ljajic, palla dentro per Duvan, di tacco per Torreira, è passato Torreira, non ci credo come è fatta a sbagliare. Tu che hai un bel tiro, questo è rigore. Dai, mi ha toccato da dietro. Ho elogiato fino a 2 secondi fa il tiro di Torreira e poi mi fa queste sciocchezze. Torreira per Duvan, raga, dall'attorato per Berezinski. Berezinski col piattone, almeno tu. Berezinski, il terzino destro. Primo gol con la maglia della Samp per lui, se non sbaglio. Lui ragazzi è una rivelazione, non me l'aspettavo così forte. Spinge tantissimo sulla fascia, fa sempre il movimento giusto e con il sinistro la mette all'incrocio. E meno male, almeno lui. Secondo gol anzi con la Samp, non il primo. E 2-0 all'80esimo, l'abbiamo chiusa. Ljajic diventa buona per Duvan, Strinic prende sempre da Berezinski. Bravissimo ragazzi, Strinic, palla dentro ragazzi, la potenza dei terzini. Incredibile, bisogna sfruttare di più ragazzi le loro fasce. Bisogna sfruttare di più, bisogna aspettarli, perché sono sempre liberi almeno qui in questa partita. E poi da lì hanno la possibilità di metterla dentro come è successo adesso. E 3-0 Samp. Finisce qui comunque la disperazione dei giocatori dell'Udinese. Mi dispiace solo che Quagliarella e Duvan facciano fatica a segnare rispetto agli altri giocatori, perché se non sbaglio hanno segnato un solo gol a testa dall'inizio della stagione. Sono molto pochi. Ha segnato più il terzino destro che Quagliarella. Questo non va bene. Avanziamo nel calendario con quella classifica. 4 squadre a quota 18, ma c'è la Juventus che ha una partita in meno. 6 su 6 per la Juve in questo inizio di campionato. Mi correggo, 7 su 7 per la Juventus. Incredibile. Non riusciremo mai a reggere quel ritmo noi. Almeno con questa squadra non penso di riuscire a fare 90 punti.
poi magari verrò smentito, non lo so. Intanto Diawara è tornato, ha il cerotto, però voglio metterlo in campo. E non ho fatto gli allenamenti perché i due giocatori che sto allenando erano in nazionale. Partita contro l'Atalanta, andiamo subito a giocare, bisogna vincere, non possiamo cadere in casa davanti ai nostri tifosi. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione, noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo e inizia adesso Sampdoria-Atalanta. Attacca l'Atalanta, Cornelius, stiamo attenti per De Ron. 1-0 Atalanta. Bucati al primo affondo dopo 13 minuti. Ancora loro, Cornelius, dai ragazzi abbiamo subito la botta psicologica. Viviano, calma. Ljajic, contropiede, appoggiamo per Quagliarella. Quagliarella, fallo alto per Ljajic. Ljajic, mettila giù di petto. Te la sei allungata troppo, invece no, palla fuori di poco. Bel contropiede però. Duvan, appoggia per Quagliarella. Allarga dall'altro lato per Ljajic. Devi spingere Ljajic, mettila dentro. Di testa Duvan. 1-1, il mammone Duvan. Così lo chiamavano a Napoli, il mammone. E 1-1 la pareggiamo. Colpo di testa e secondo gol in campionato per lui. Speriamo che si sia sbloccato. Siamo in attesa anche del gol di Quagliarella. Contrattacca l'Atalanta con Cornelius che la tiene dentro. Attenzione ai palloni bassi. Appoggia per il Papu Gomez. La finta. Stiamo attenti. 2-1. Torreira, forza terzino, grandissimo che mi scatti. Berezinski, mettila dentro. È perfetto. Duvan, no, cosa ha preso? Cosa ha preso? Qui non ha sbagliato Duvan, ha fatto un miracolo il portiere. Linetti, diventa buona per Quagliarella che si gira bene. Il tocco per Duvan col mancino. 2-2, ci ha messo 2 secondi dall'azione sbagliata di prima. 2-2. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Sarà quasi impossibile mantenere il ritmo della Juve, ma voglio essere lì. Non voglio far vincere lo scudetto alla Juventus a marzo. Berezinski recupera palla. 2 di recupero. Berezinski, vediamo se riesce a darla bene. Ok, bravissimo per Torreira che deve accelerare. Torreira, Torreira fino in fondo. Appoggia dentro per Quagliarella che la perde. E l'arbitro fischia la fine della partita. Complimenti all'Atalanta perché hanno fatto una bellissima partita. Voglio vedere i tiri in porta perché secondo me sono tanti. 11 tiri a 5 e finisce 2-2. Secondo me ci è andata bene. Peccato perché in casa potevamo vincere, anzi dovevamo vincere, però per come si è messa la partita, il 2-2 ci sta tutto. Prossima partita in casa contro il Crotone con questa classifica. 8 su 8 per la Juventus. Ma si può avere un ritmo del genere? 8 vittorie su 8. Noi siamo lì a quota 19. Ragazzi, l'obiettivo è arrivare in Champions League. Sarà dura perché il quarto posto non ti porta in Champions League qui su FIFA, nella realtà invece sì. E quindi qua bisogna arrivare al terzo posto. Ci proveremo, ci proveremo. Formazione titolare, sto allenando anche Diawara che piano piano sta crescendo, lo voglio portare almeno ad 80-81. Andiamo subito a giocare contro il Crotone. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione. Noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui in casa nostra davanti ai nostri tifosi. Inquadrato Quagliarella che deve sbloccarsi assolutamente. Un solo gol in stagione per adesso per lui, troppo poco. E inizia adesso Samp Crotone. Attacca il Crotone con Martella. Attenzione che Simi è alto. Silvestre, la regala Isco e palla fuori di poco. Dove è finita la Samp di inizio stagione? È già finito il nostro momento d'oro. Ljajic appoggia per Quagliarella. Dentro per Duvan di prima. Duvan è regolare. Duvan 1-0 dopo 41 minuti di solo Crotone. Non sto scherzando, è prima volta che superiamo la metà campo. Primo tiro in porta e 1-0 Duvan. Si è sbloccato il nostro mammone. Doppietta prima e gol adesso. Ora stiamo attenti a non subirlo però. Diawara, Torreira appoggia per Ljajic. Di tacco per Linetti che poi se l'allunga. Linetti la finta. Linetti, cosa ha preso Michael? Dove uscito quello? Miguel, o come si pronunci? E può ripartire il Crotone con Stojan. Occhio, stiamo attenti. 67esimo, palla dentro e palla fuori. Calma, non dobbiamo subire gol. Linetti allaga dall'altro lato per Strinic che finalmente spinge un po'. Strinic, palla dentro e buona per Torreira. Papera del portiere perché il tiro era lentissimo. Al 73esimo la chiudiamo. Va bene così, ancora segno Torreira, quarto gol in campionato per lui. 3 di recupero, vediamo se l'arbitro lascia correre. No, finisce qui, vinciamo 2-0 e soprattutto siamo riusciti a non subire gol. Cosa non scontata perché siamo secondo me una delle peggior difese del campionato. Almeno un gol a partita l'abbiamo sempre subito. Migliore in campo Strinic, 4 tiri a 2.
siamo stati bravi a concretizzare tutte quante le azioni che abbiamo avuto. La Juventus vince 3-0, 9 vittorie su 9. Se qualcuno di voi sperava nello scudetto, mi dispiace, ma è quasi impossibile. Siamo al secondo posto e adesso c'è il big match contro l'Inter. Ci giochiamo mezza stagione a San Siro e la andiamo a fare ovviamente in questo video. Ultima partita decisiva. Se riusciamo a vincere, blindiamo il secondo posto perché andiamo a più 3 dalla seconda. Dalla terza, anzi, siamo noi la seconda, andiamo a più 3 dalla terza. Conferenza stampa non mi interessa, andiamo subito a giocare. Questa qui è la condizione fisica. Ci siamo, più o meno hanno recuperato tutti. Un pizzico di stanchezza non fa niente. Stanno arrivando anche i resoconti del portiere che vi faccio vedere a fine episodio. Adesso partita contro l'Inter. Esiste solo l'Inter adesso, non esiste nient'altro. La partita perfetta a San Siro con un Inter molto forte. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui a San Siro. Coreografia da favola dei tifosi dell'Inter. Le squadre sono in campo e inizia adesso Inter-Sampdoria. Attacca l'Inter con Eder, palla dentro, mamma mia cosa ha salvato Linetti ragazzi, doveva solo appoggiarla dentro. L'Inter è partita fortissimo. Strinic diventa buona per Linetti, lo scarico per Duvan che appoggia dentro per Torreira col mancino. Torreira 1-0 dopo 25 minuti. Stavamo soffrendo molto ragazzi in questo inizio. All'improvviso Duvan attaccato da due giocatori è riuscito a trovare lo spiraglio giusto e Torreira batte Handanovic. Palla lenta ma molto angolata e 1-0 Samp. Siamo solo all'inizio però, stiamo calmi. Cancelo, palla dentro, Silvestre, no, Vesino, e palla fuori. Silvestre che la regala a Vesino. Non bisogna fare queste sciocchezze, una volta la possono sbagliare ma al secondo errore subiamo gol. Riparte l'Inter con Borcavalero, stiamo attenti Borcavalero, Ferrari, Ferrari evita l'angolo, mamma mia con che rischio ci salviamo. Fine primo tempo. È una partita di sofferenza, sarà quasi impossibile non subire gol. Con la Juventus che pareggia 1-1 in casa contro la Spal, difficilmente manterrà l'1-1, quindi non illudiamoci. Calcio di punizione, solito schema, battuta corta per Silvestre che prova dalla distanza. Mamma mia ragazzi, io vi faccio sempre vedere che non ho cambiato nulla, senza fare nessun taglio vi faccio vedere tranquillamente che è tutto normale. Però Silvestre, un difensore centrale, mi tira da 25 metri nel 7. Complimenti a Silvestre, inchiniamoci. Un gol che non gli capiterà mai in tutta quanta la sua restante carriera. E 2-0 Samp. Da rivedere, solito schema perché l'uomo lì è sempre da solo. E poi il destro potentissimo, Handanovic non può nulla. 2-0 e primo gol per Silvestre. Adesso difensiva e gestiamo. Perisic per Eder, 1-2, stiamo attenti Perisic, bisogna tenerlo, palla dentro, Strinic, no, qua dobbiamo migliorare, in alcuni casi bisogna spazzarla via così, io non la voglio mai spazzare, quindi la stavo cercando di passare a quello lì, però vabbè. 2-1, ancora l'Inter che attacca, stiamo attenti, Eder, palla dentro, Silvestre, non facciamo sciocchezze, Eder, con destro Eder, e palla fuori di poco, stavamo regalando anche il secondo gol. Strinic, cerchiamo di tenerla, Diawara per Gaston, di prima per Strinic, ok Strinic prenditi un angolo oppure segna, palla dentro, mettila giù, Torreira, Handanovic, miracolo di Handanovic, l'ho stoppata perché ero anche da solo lì, mamma mia ragazzi l'Inter è su attacco totale, occhio, Quagliarella la recupera, palla dentro, Pinamonti la mette giù, Perisic, attenzione colpi di testa, Skriniar, e palla fuori, è finita arbitro, al rilancio devi fischiare, 3 di recupero, Duvan di testa ci arriva, e l'arbitro fischia alla fine della partita. Vinciamo 2-1 e blindiamo il secondo posto. Complimenti all'Inter, 5 tiri a 8, migliore in campo Torreira. Potevamo chiuderla facendo anche il terzo gol nel finale proprio con Torreira, però non ci siamo riusciti. Alla fine non abbiamo subito anche il secondo e quindi va bene così. La Juve che batte 2-1 la Spal, decima vittoria su 10. Con questa classifica 30, 25, 23, 22, 20, con il Milan a quota 16 ma con una partita in meno. E la prossima è contro il Chievo. Prima di andare avanti, come promesso, voglio farvi vedere i portieri che sto sondando. Cragno, Zidane e Perin. Ragazzi, il sogno è Mattia Perin, che ha una valutazione di 83 ma un valore di 25 milioni. Difficilmente riusciremo a prenderlo perché appunto costa troppo.
quindi diciamo che lui è il sogno di gennaio, il sogno della Sampdoria, perché con lui riusciremo veramente a blindare la porta per tutta quanta la carriera. Al secondo posto c'è Cragno, che ha un valore di 5 milioni e che si può tranquillamente prendere. E poi c'è Zidane, che ha una clausola di 1 milione e 1. Allora, visto che abbiamo venduto anche Puggioni e visto che venderemo anche Viviano a gennaio, anzi entrambi li abbiamo già venduti, a gennaio andranno via, io voglio prendere Zidane pagando la clausola rescissoria. È vero che già l'ho preso come secondo nelle passate carriere, però ho bisogno di un secondo e lui è l'ideale. Costa 1 milione, quindi perdonatemi questo acquisto già fatto, però ho bisogno di un portiere giovane che mi faccia il secondo e che più avanti magari può crescere e diventare anche primo se un giorno dovessimo vendere il primo che acquisteremo. Spero che abbiate capito il ragionamento. Contattiamo il Real Madrid e potrei tranquillamente pagare già la clausola, però non lo so, vediamo se riusciamo a trattare un po', dai, magari strappiamo, non lo so, 200.000 euro in meno, chi lo sa. Offro 700.000 per Zidane e hanno accettato, perfetto. Come ruolo lui dice promessa e va benissimo così. Durata del contratto 3 anni, io direi di provare con 5 e lui ne vuole 3. Perché ne vuoi solo 3? Boh, accettiamo. È uno stipendio tutto sommato fattibile che io accetto. Abbiamo preso Zidane perché, come ho detto, abbiamo venduto 2 portiere e quindi ne devo comprare 2. Il sogno resta Perin, ragazzi. È lui il sogno che vi faccio vedere adesso e che proveremo a prendere a tutti i costi a gennaio. Vi ricordo che riceveremo i 21 milioni dalla vendita di Viviano e con quei soldi faremo un tentativo, magari con una contropartita, chi lo sa. Però è lui il Mister X che vi ho svelato in questo episodio. Partita contro il Chievo che giocheremo ovviamente nel prossimo video, così come Genoa, Bologna e Juventus. Sfida scudetto contro la Juve, ragazzi. Se vinciamo questa partita abbiamo qualche possibilità di riprendere la Juve. Se la perdiamo, allora è finita. La Juventus campione d'Italia a novembre, quasi al 100%. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo assolutamente ad 8.000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bello!